Lui è il piccolo di casa Oppo, sì, il piccolo ma della serie flagship Find X5. Dopo questi primi giorni di spippolamento, posso dirvi che forse tanto piccolo non è. Come da tradizione, anche quest'anno Oppo ha tirato fuori uno smartphone che va benone. E per la maggior parte di tutti gli utenti che hanno bisogno appunto di uno smartphone che faccia assolutamente tutto, che abbia un bel design e che abbia il giusto prezzo. Quindi se sei alla ricerca di uno smartphone del genere, allora questo video è perfetto per te. Ma prima la sigla. Salve a tutti, sono Marco Campanella, benvenuti sul mio canale. Oggi chiudo questo primo giro di considerazioni a caldo sulla serie Find X5 e chiudo con lo smartphone che oserei dire è assolutamente perfetto per tutti, o quasi. Parto subito con il suo unico vero problema, il prezzo di lancio. Ma come sapete al prezzo ci penso io e parto dal momento autosponsor. Il prezzo bomba riservato alla mia fantastica community degli iscritti al mio canale e alla mia pagina Instagram. Iscritti, mi raccomando, quindi se non l'hai ancora fatto, fallo e soprattutto metti la campanellina così sarai sempre aggiornato sulle prossime uscite. Il prezzo di lancio è effettivamente sfidante, infatti lui costa 499,99 euro, ma grazie al prezzo bomba ve lo potete portare a casa con appena 386 euro, e in più acquistandolo entro il 24 aprile, registrando l'acquisto sulle pagine di Oppo entro il 10 maggio, avrete in regalo direttamente da Oppo le cuffie Bluetooth Lenco Free 2, una bella coverina di capriccio e lo smartwatch Oppo Band. Quindi oltre allo sconticino, e che dai, parliamo più di 100 euro, avrete anche in regalo quello che Oppo stima del valore commerciale di 200 euro. Lui è già disponibile nei miei due store di Lucca e di Grosseto e per aderire alla promo basta inviare un WhatsApp al nostro numero dedicato al canale, che è il 347 479 7175, che vi lascio anche in descrizione. Voi scrivete, mandate il WhatsApp che noi vi contatteremo per tutte le info del caso. Momento autosponsor terminato, smarcato il problema del prezzo, adesso andiamo a questo gioiellino. Esteticamente e onestamente lui più che un Find somiglia, diciamo, alla serie Reno, ma questo non è necessariamente un contro, anzi a mio avviso è meglio un form factor più semplice e lineare che mantiene appunto più bassi costi che una roba troppo sofisticata che alla fine fa lievitare il prezzo. Il design è comunque essenziale ma non per questo di scarsa fattura, anzi il rivestimento del retro è in plastica ma la doppia finitura, oltre a dare al tatto una discreta tenuta, offre queste colorazioni molto particolari che vanno dal super mega cangiante ad un più elegante black tendente al blu celestino. Lateralmente il frame mi sembra in metallo, sul tasto destro troviamo il tasto di accensione e spegnimento con il solito pallino stemmino verde in stile Oppo, e dall'altro lato è presente il bilanciere del volume e lo slot per la SIM, che supporta la doppia SIM e anche una scheda micro SD, ma ne parliamo a breve. Restando in tema, questo mostriciattolo spinge la ColorOS 12 basata su Android 11 grazie ad un rodatissimo MediaTek Dimensity 900, che insieme ai ben 8 GB di RAM, che sono espandibili fino a 13 dalle impostazioni e dalle funzioni delle impostazioni, rendono appunto l'esperienza di tutti i giorni assolutamente fluida e decisamente veloce. Lo spazio di memoria interna è decisamente cospicuo e parliamo di 256 GB, che possono comunque essere estesi dalla micro SD, come vi dicevo prima, e questo assolutamente niente male, direi.
Nonostante tutta questa dotazione, lui resta uno smartphone dalle dimensioni e dal peso, secondo me, perfetto. La presa è ben salda e con il pollice riesco a scrivere sul grande display, che è un AMOLED da 6.43 pollici in Full HD 2400x1080 e con una frequenza di aggiornamento dinamico che arriva fino a 90 Hz. Diciamo, questa è una caratteristica importante e per nulla scontata su questa fascia di mercato. Un'altra caratteristica importante per nulla scontata su questa fascia di mercato è appunto data dalla profondità del colore, che su questo Find X 5 Lite raggiunge ben 16 milioni e qualcosa spicci di colori, e anche dalla densità di pixel, che sono ben 409 ppi. Possono essere sigle e sono sigle, ma diciamo che la differenza occhio nudo rispetto ai competitor si nota. Lo schermo è protetto dal Gorilla Glass 5, abbiamo sblocco, la parte di sblocco e sicurezza sono affidati al sensore di impronte sotto lo schermo e anche al riconoscimento facciale. Diciamo che non sono dei missili, però il loro lo fanno. Chiaramente lui è 5G, Wi-Fi 6, lato connettività non ho avuto alcun problema a farmi sentire e a sentire in chiamata chi stavo chiamando. La scelta del processore, diciamo, ha sicuramente influito sui consumi. Infatti questo Oppo Find X 5 Lite, che già di per sé ha una batteria decisamente capiente, stiamo parlando di 4500 mAh, oltre ad essere molto contenuto nel draining della batteria, ha a bordo anche la tecnologia Oppo AirVoC 2.0, ha ben 65 wattozzi che lo ricaricano appunto in uno schiocco di dita. Dimenticavo, lui oltre ad avere l'attacco USB di tipo C ha anche l'attacco jack per le cuffie, non male. Ed eccoci arrivati al comparto foto e video, e come di consueto vi lascio alle foto e ai video che abbiamo scattato, così che voi possiate farvi un'idea su questo smartphone. La standard da 64 megapixel e un'apertura focale molto luminosa massima di 1.7. Le foto risultano molto dettagliate in buona luce, ma si difende molto bene anche in scarsa condizione di luce. L'ultra grandangolare è da 8 megapixel e qui troviamo un buon sensore Sony, l'IMX355, e infine una macro che riesce a portare la lente fino a 4 cm di distanza dal soggetto. Diciamo che il trittico nel complesso è molto completo, gli scatti risultano a mio avviso assolutamente buoni per la sua categoria. Certo, la lente standard, ma questo è così in generale su tutti gli smartphone, offre maggiore pulizia e soprattutto colori più intensi. Frontalmente la selfie camera è affidata a un 32 megapixel, sempre un Sony IMX615, e come potete vedere gli scatti sono assolutamente molto buoni. Una particolarità di questo smartphone è sulla modalità ritratto, che grazie all'intelligenza artificiale riesce a elaborare 25 combinazioni di sfocatura. Questa è una caratteristica propria delle camere DSLR. Il risultato è molto molto gradevole. Rimanendo sempre sulla modalità ritratto, un'altra funzione sfiziosissima è quella di poter applicare dei filtri creativi per invertire i colori o gestire al meglio gli sfocati anche con la selfie cam. Questo sempre grazie all'implementazione fatta sull'intelligenza artificiale, che riconosce il soggetto, lo scontorna, nemmeno fosse Photoshop. E la stessa modalità la troviamo anche nei video, con il classico effetto cinemello che fa bene il suo lavoro e che comunque trovare in uno smartphone di questa categoria non è affatto scontato. Lato video abbiamo un buon 4K, ma se vogliamo tirar fuori il massimo della stabilizzazione, buona stabilizzazione, dobbiamo accontentarci, per così dire, del Full HD. Un focus tracking che terrà a fuoco il soggetto in automatico, insomma, voi non dovete far altro che inquadrare, scattare, creare.
siamo giunti alle considerazioni finali, alle mie considerazioni personali. E come vi ho anticipato ad inizio video, questo è uno smartphone, a mio avviso, perfetto per tutti. Che siate esigenti con foto e video o semplici, diciamo, utilizzatori quotidiani. Lui ha soltanto una pecca ed è quella del prezzo, ma quello, come avete visto, ci ho pensato io. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, campanellina attivata e seguitemi anche sulla mia pagina Instagram. E se questo video vi è piaciuto, mettete un bel pollicione in su. Io vi aspetto qui sotto nei commenti, sbizzarritevi e in attesa dei vostri pareri io vi saluto, ci vediamo al prossimo fantastico video. Ciao!